fare la lasciada ci vogliono latte, olio di semi, un pizzico di sale e la farina. E infine lo zucchero che verrà messo a fine cottura sulle pastelle. Prendiamo 3 pugnetti di farina. Devono essere pieni. Poi aggiungiamo un po' di latte, con una frusta amalgamiamo bene . Dobbiamo dargli la consistenza di una pastella abbastanza morbida. Ecco, vedete? Deve avere questa consistenza. Questa è la consistenza giusta. Aggiungiamo un pizzico di sale. E poi mettiamo a coprire la pastella con un panno di lino per circa un'ora. Ecco, adesso è passata un'ora. Mettiamo abbondante olio di semi. E a freddo iniziamo a fare la prima pastella. Mescoliamo un po', che verrà più croccante delle altre. Per girarla poi ci aiutiamo con una spatola. Anche se si piega la cuoce ugualmente. La prima comunque viene sempre male. Adesso mettiamo la prima pastella su un piatto dove abbiamo messo precedentemente la carta assorbente. Ecco. Mettiamo l'altra. Le porzioni vanno viste ad occhio. Non devono essere perfettamente rotonde. Fiamma.
Esatto. Continuiamo così anche per il resto della pastella. Adesso mettiamo un altro pezzo di carta assorbente per assorbire bene l'olio. Non dobbiamo sovrapporle. E continuiamo con le altre. Adesso mettiamo l'ultima pastella.
mettiamo l'ultimo foglio per assorbire l'olio. Disponiamo dell'aciade, piatto da portata, e cosorbiamo con abbondante zucchero. E adesso sono pronte da gustare.